Ok. Partiti? Mm-hmm. Ok. Ciao a tutti, lettori Bethesda.it, quinto giorno di Festival di Venezia, iniziamo ad accusare il colpo più o meno, no? E anche questa sera non c'è Alessia, però è perché sta incontrando lo sceneggiatore di Suspiria e di The Terror, e quindi mi manda a dirvi che presto parlerà dei film che ha visto tra ieri e oggi, domani tendenzialmente. E invece noi parliamo di film che abbiamo visto di quello che abbiamo visto ieri sera, e di cui è scaduto l'embargo, c'è l'amica geniale, e dei film di oggi. Vi ricordiamo che siamo gli unici che stanno rispettando l'embargo. Infatti, siamo orgogliosi Venezia, e fieri. Vi dico anche un'altra cosa, che Riccardo ha avuto la bellissima opportunità di trovarsi all'interno di un micro concerto di Jeff Goldblum, che ha suonato il pianoforte per 40 minuti per una decina di persone che si sono trovate per caso. Dove? Quello nella di stessa stanza. Ma dove? La pianola di Ragnar? No, si è messa a suonare il pianoforte jazz all'Excelsior, credo, sì. E siccome abbiamo fatto un po' di video, poi li montiamo e li mettiamo su Bethesda, per cui era ubriaco tra stasera e domani, quasi ubriaco. Completamente andato. Secondo me sì. Secondo me sì, però meraviglioso. Ne vado a lobotomizzare qualcuno. Vedrete il video. Iniziamo a parlare dell'Amica Geniale, che è la serie TV diretta da Saverio Costanzo, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, che andrà in onda quest'autunno su Rai e Team Vision e negli Stati Uniti su HBO. Tra l'altro Gabriele ha notato una cosa. Ah, uscirà anche al cinema? Sì, i primi due episodi. Per 4 giorni grazie a Nexo. Ok, perfetto. E Nexo Digital, sì. E il, no, il, allora, poi l'ironia di Gabriele, ti prego, puoi sottolineare l'ironia di questa contemporanea cinema online? Sì, perché no, che Team Vision ha mandato un comunicato in cui chiaramente no, vuole far vedere che sta in prima linea, anche se sta in seconda linea, ovviamente, perché la serie verrà mandata in onda dalla Rai per prima, in cui ha detto che la serie andrà in onda su Team Vision nello stesso giorno in cui va su Rai 1 e nella stessa fascia oraria, che ovviamente non vuol dire alla stessa ora, sicuramente sarà dopo, una, due ore dopo, il che vuol dire che la serie si può vedere o gratuitamente prima, come vedrà tutto il paese, oppure se volete potete vederla dopo a pagamento, che chiaramente è io faccio la seconda, ma sono un coglione quindi però no, traete le vostre cose, ecco, non so perché non fate diretta, collegamenti diretti, sennò poi ci arriva la comunicazione. Io faccio la, a me mi piace di più la seconda, scusa, a me mi affascina, chissà come mai. Benissimo, chi vuole potrà vederla anche al cinema, mi sembra capire. Quindi noi l'abbiamo visto ieri sera in sala d'Arsena. E non mi sbilancio, cioè non sto a dire troppo, c'è la recensione su BTV scritta da Beatrice, mi è piaciuto tantissimo. E abbiamo visto anche un brevissimo trailer degli episodi successivi con le attrici più grandi. Infatti il mio più grande dubbio è mai i prossimi episodi saranno altrettanto belli. Bravo, perché secondo me il grandissimo merito di questa, della riuscita di questi primi due episodi, sta in generale tutti gli attori, però in effetti però le attrici bambine, le due piccole protagoniste, sono incredibili, veramente. E se non ho capito male, in conferenza stampa oggi hanno anche detto che non è che le hanno preparate chissà così tanto. E quindi complimenti a chi si è occupato del casting, perché ha beccato dei talenti incredibili. Veramente. E queste sono le cose, secondo me, che poi ci rendono veramente forti all'estero, ci fanno una gran bella pubblicità. Anche se la serie poi la vedrete, ma cioè ci sono un paio di scene, di momenti che ti restano qua, veramente anche violenta, molto dura, molto forte, quindi insomma un grande prodotto. Gabri? Mi è piaciuto molto, voglio cominciare con una cosa banale, devo dire veramente scritta bene, ovviamente è banale dirlo perché i libri sono famosissimi, sono molto importanti, molto venduti, però io non li ho letti, ma ti accorgi subito che il materiale di partenza è potentissimo, perché sono potenti i risvolti che hanno i personaggi, sono potenti le scene, come arriva a delle conclusioni magari anche scontate che si sono viste altrove, però come ci arriva è sempre forte ed è molto bella. Perché, come tutte le serie italiane migliori, è una serie non guidata dagli sceneggiatori come succede in tutto il mondo, ma guidata dai registi. Qui ci sono delle cose che non vedi nelle altre serie di altri paesi, perché si fanno più in fretta, perché il regista conta meno, insomma c'è tutta un'altra modalità produttiva. Qui invece molte cose, dico in particolare tutta la parte, adesso la vedrete, su Don Antonio, che è l'orco del... No, Don Achille. Don Achille, scusate. Don Achille, che è l'orco di quel quartiere. Prima che lo vediamo c'è tutta una maniera di non farcelo vedere, di farcelo intuire, come possono non vederlo le bambine, che è bellissima. Ma insomma è pieno di queste cose. E soprattutto, e chiudo, c'è una cosa che mi piace molto. È una serie che è caratterizzata, come tutti i prodotti Rai, dal Rai Touch, che è quella serenità d'immagine, no? Che solitamente tendiamo ad odiare
nelle fiction, che qui si scontra con invece il suo esatto opposto, che è Saverio Costanzo, che è una persona che in qualsiasi cosa rappresenti vede la paura, vede il terrore, vede l'ansia, l'angoscia, e ci sono dei momenti in cui questo contrasto è fantastico, mi piace da morire. Per esempio, uno è quando se avete letto il libro, quando l'insegnante scopre che una bambina di prima elementare sa leggere e scrivere e non si capisce chi gliel'ha insegnato, e quando capisce che l'ha imparato da sola quasi le tremano le mani da quello che si trova davanti, ed è pazzesco. Tra l'altro attrice incredibile. Unico errore vero di queste due puntate che abbiamo visto: le bambine in prima elementare e in quinta elementare sono identiche. Sì, effettivamente senza senso. Oh, però è uguale. È uguale prima e quinta elementare. Cioè, ero più giovane in quinta elementare. Sì. Sono uguale adesso. Sono uguale adesso come ero in prima elementare, sì. Quindi non capisco perché. Beh, ti è piaciuta? Moltissimo, con produzione con la HBO si vede tantissimo l'aspetto produttivo internazionale, l'investimento che è stato sicuramente molto elevato, le bambine sono fenomenali, va vista secondo me i primi due episodi sicuramente al cinema, più che in TV, perché lo sguardo delle bambine su tutta questa realtà che introduce questa società, questa Napoli degli anni 50, attraverso questo sguardo innocente, vedendo i tradimenti, gli amori, e le questioni sociali e politiche è fantastica, i paesaggi, la fotografia sono tutti di altissimo livello, la colonna sonora meravigliosa dell'autore di The Leftovers, che era un capolavoro, quindi assolutamente anche quello da sentire. Bravo. E quindi sì, va vista al cinema i primi due episodi, poi non si saprà perché le interpreti cambiano, quindi c'è questa spada di Damocle che non si sa bene dove porterà la serie, però almeno i primi due episodi assolutamente di altissimo livello. Piaciuta da morire, d'accordo con Gabriele e Beatrice, ottime le cose che hanno detto. Aggiungo solamente Ludovica Nasti. Io sono convinto che Ludovica vorrebbe anche lei fare G2, perché è già un genio proprio, ha capito tutto, non solo è una grande attrice, è la più brava delle due bambine. Prendete Ludovica, mettetela sotto contratto, non lasciatela più andare. Questa è una Jodie Foster, è una cosa impressionante, è la più oscura di carnagione delle due amiche, un talento puro, cristallino, fa delle cose incredibili. Ludovica, sei il futuro del cinema italiano e io lo so che tu vuoi fare GIG2 e sono d'accordissimo con i miei colleghi. C'è una scenografia di Basili da paura e c'è questa Napoli degli anni 50 che non è una Napoli degli anni 50. Mi piace tantissimo la ricostruzione studio e questa atmosfera da Buffalora di Della morte e dell'amore, di questa palla di vetro. È un mondo che noi subliminalmente, perché lo spettatore è sempre molto colto, poi i critici di merda sono quelli che devono cercare di spiegare, ma allo spettatore arriva e arriverà questa magia. Perché ha ragione Gabriele, ma lo diciamo da anni che Saverio Costanzo è un regista del fantastico. Saverio, se tu facessi il passo che devi fare riconoscendolo, andresti veramente a fare cose più platealmente fantastiche. E quindi c'è una magia, la palla di vetro, uscire da Napoli vuol dire uscire da Buffalora come Francesco Della Morte e Gnaghi alla fine di quel capolavoro di Michele Soavi, Ludovica Nasti, e non vorrei essere nei panni, sono totalmente d'accordo, di Margherita Mazzucco e Gaia Girale, Gaia e Ludovica e Margherita, secondo me, che sono il futuro di Lila ed Elena, perché effettivamente anche io ho avuto uno shock. Quando ho visto il prossimamente delle prossime puntate ci ho avuto un calo, lo devo ammettere. Poi magari saranno fantastiche, scusate ragazze, ma ci ho avuto un calo credibile, perché dopo aver visto quelle due bombe, soprattutto Ludovica Nasti, non è proprio la stessa cosa. Questa è la sensazione, però è prossimamente. Bravi a fare una produzione. Ma ricordatevi di dirci se ci sono problemi con l'audio. È tutto perfetto. E poi c'è Stephen King. Ma c'ho Ammaniti aveva già cominciato a portare Stephen King in Italia. I bambini, le avventure dei bambini, le avventure spaventose dei bambini. Sì, sì. Stephen King, prima è stato Niccolò a fare questa operazione in Italia perché adorava Stephen King. C'è un basement, una scena di basement. Ma è tutto kinghiano, ma è totalmente kinghiano. Ma perché uscire da quella città in quel modo non è kinghiano, non è Stand By Me. Cioè è una meraviglia, ragazzi. Ragazzi, quindi bravi a tutti. Dunque, proseguiamo. Da cosa iniziamo? L'Aptitude? Io non l'ho visto. Quindi voi due ci parlate di L'Aptitude, se l'avete visto. L'embargo è già caduto, aspettate. Sì, sicuro? Sì, no, perché mi ho ansia. Allora, ma come? Sono io? No, aspettate. Perché noi rispettiamo, siamo gli unici che rispettano. C'è tempo. Ma dovremmo parlare di... Sono le 22 e è caduto. Ok, no, okay. Credevo che... No, perché facendo il mio solito humor, perché noi siamo gli unici qui che stanno rispettando le mani. Non gli unici. Sullo scritto, però tanti lo stanno violando, stiamo capendo cosa... Io non sto, su Twitter non sto più scrivendo nulla. Quest'anno non sto scrivendo niente perché ho sempre paura di fare qualcosa che non va bene.
A me è piaciuto moltissimo, è uno dei film che più mi sono piaciuti qua a Venezia. Proprio Trapero era quel regista che aveva diretto Il Clan, che era un film che poi è uscito in Italia, con uno straordinario Guillermo Francella. Era una storia di una famiglia patriarcale, qui cambia tutto, una famiglia matriarcale. Ci sono, a parte che io impazzisco all'idea che questo film è nato dal fatto che Berenice Bejo e Martina, oddio non mi ricordo, Martina Guzman. Benissimo, cioè Martina Guzman, che sono i due interpreti, Pablo Trapero e il regista erano in giuria insieme e tutti facevano ironie sul fatto che Martina Guzman e Berenice Bejo sono uguali, si somigliano tantissimo. Ah, io un giorno devo fare un film su di voi, devo fare un film sul fatto che siete sorelle. E così comincia questo film. È una storia familiare con queste due sorelle molto simili, ovviamente, molto unite, con una scena iniziale straordinaria in cui rievocano vecchie masturbazioni masturbandosi, una scena bellissima. Ed è un film in cui loro due sono due individui, due donne sessualmente potenti, sessualmente molto libere, addirittura, adesso no, siccome è un film pieno di twist non vi dico niente, ma insomma arrivano a fare cose che solitamente nei film i personaggi litigano per queste cose, mentre invece loro con una serenità incredibile, mentre il mondo intorno a loro è un delirio di litigare, c'è una madre che incombe su di loro, potentissima. È un film a tratti dolcissimo, a tratti terribile, sceneggiato molto bene, con dei dettagli incredibili, uno per tutti. La firma della madre, cioè da come la madre firma, che è un momento in cui la sala poi ride, capisci tutto di quel carattere, cioè ti viene raccontato solamente con un dettaglio. Oppure la casa in cui va via continuamente l'elettricità, a casa loro, una casa di campagna, spesso va via l'elettricità. All'inizio accade e dici vabbè, caratteristico. Poi accade a metà e dici ma divertente, accade alla fine e pensi mio Dio, quello è un manicomio, a seconda di come cambia il film. Finale dolcissimo, incredibile, insomma a me è piaciuto veramente. Fra, orribile, bruttissimo film, è Il Clan in versione soppopera idiota, scene erotiche bruttissime, e perché è una brutta copia del Clan? Perché c'è l'idea del, fatta molto peggio, del Clan di crearci, di presentarci tutta una realtà che poi in realtà nasconde una realtà completamente diversa, che era l'idea del Clan. Loro due pessime, musica pop messa in modo molto dozzinale e famiglia patriarcale, perché c'è un padre che ha fatto le peggio cose e è solo il film che ci fa vedere che c'è una madre, ma in realtà tutta la storia della famiglia è legata al padre che esce di scena all'inizio del film. Ed è brutto, 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 soprattutto l'erotismo. Noi non vediamo più l'erotismo nei festival. Lo so, ha vinto Christopher Nolan, sono anni che è così, e questo è stato il primo film che ci fa vedere minimamente qualcosa di porco, Pagan, minimamente qualcosa di porco, ma ce lo fa vedere in un modo proprio fatto male, anche perché Berenice Bejo e l'altra signora non sono, per quanto mi riguarda, assolutamente erotiche come attrici, quindi per me no. Quindi per una volta siamo totalmente d'accordo, perché sono un critico di merda e non so fare il mio mestiere, ma mi stava piacendo tutto. Oggi mi hanno detto comunque Nola, ok, trova sempre qualcosa in qualsiasi film. Ma no, gli sta piacendo tutto. No, certo. Adesso dai, andalo, qualcosa non piacerà. Come se fosse un insulto. No, non dire queste cose di Francesco. Cioè, dire, sicuramente va bene. Mi stavo preoccupando perché sono felicissimo. The Mountain no, è vero, però era uno. Beh, però anche The Mountain, io devo dire che al momento nel concorso qualcosa mi ha fatto veramente dire oh mio Dio, cioè nemmeno anche in The Mountain ho trovato qualcosa, la fotografia. Ma stavamo parlando della mia opinione di merda. A me The Mountain non mi era piaciuto. 0-0, nulla. Non ci guardiamo. Proprio. Ok, vabbè, no, è vero, dobbiamo andare avanti. Finalmente sono contento perché comunque il buon Trapero, cui vorrò sempre bene, non è con Te la Viva on Fire, l'ha visto qualcuno di voi? No. Quindi ne parliamo domani. Infatti io domani vado a recuperarlo, tra l'altro per fortuna che potevamo parlarne perché è stato era per il pubblico. Okay. Allora, passiamo a The Sisters Brothers, Gabri. Non mi è piaciuto per niente, aspettavo tantissimo perché io sono un fan pazzesco. Possiamo parlarne, scusate, di The Sisters Brothers? Sì. Sono un fan pazzesco di Jaco Diarra lo aspettavo tantissimo. È il film americano di Jaco Diarra, è andato in America, ha fatto il western. Però l'ha girato in Europa, se non ho capito male. Tutte le ambientazioni sono girate in Europa. Non sapevo, sì. Comunque è la produzione americana, attori americani, bla 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 bla, ci sono John C. Reilly e Joaquin Phoenix, che sono i fratelli sister, che sono due bounty hunter, diciamo, vengono assunti, anzi hanno un padrone solo in realtà, il commodoro che li manda a uccidere, a fare i suoi lavori, insomma i suoi lavori sporchi, e in particolare in uno di questi lavori dovranno raggiungere Jake Gyllenhaal e lì succederanno una serie di cose.
È un film che sembra, mettiamo così, sembra un film scritto dai fratelli Coen, che se l'avessero diretto i fratelli Coen sarebbe stato fenomenale, perché l'avrebbero diretto con tutto un altro legno. L'avrebbero diretto raccontando una storia di imbecilli che fanno ridere perché sono dei cretini e vivono in un mondo in cui accadono le cose più impensate, perché il mondo è dominato dal caos, il mondo è ingovernabile dalle cose. Invece no, non è scritto dai Coen, è diretto comunque in tutta un'altra maniera, che cozza molto con tutto questo, perché è un film sia serio che ironico, perché è un western che non è un western, nel senso sì, stanno a cavallo, ma non ha niente del western. È un film che a un certo punto si perde in una maniera incredibile, cioè noi cominciamo a non capire più questi personaggi dove vanno. Allora, rimangono coerenti? No, cambiano, va bene, ma cambiano e allora che succede? Questa cosa comincia a creare un casino pazzesco. E alla fine ha un finale che sembra, insomma, non sarà uno spoiler, ma il finale di Minority Report di Spielberg, cioè una cosa veramente che mi ha lasciato totalmente deluso. Si capisce solo una cosa, solo da un elemento si capisce che stiamo parlando di Jean Cotillard, dal fatto che no, la fissa sua è dietro di me, nel mio passato c'è la violenza e io non riesco a liberarmene, questa cosa mi sta infestando la vita. Però veramente mai è stato così fiacco nell'affrontarlo. Musiche di Desplat, fra l'altro, sì. Bellissime, c'è una scena in cui si capisce immediatamente che è Desplat perché c'è uno che si mette a suonare, sì, in maniera completamente... Ah, è vero, sì, sì. Lì veramente dici, ma in America, in un paese... 1850. C'è uno che suona questo strumento che mette sempre Desplat, che non mi ricordo come, sì, si chiama, che è questo strumento a corde, però che per quattro bacchette, no? Esatto, che, che lui adora. Già si capiva prima che era xilofono a corde. Sì, già si capiva, sì, che era Desplat, però poi lì dici, ah ok. Il film però mi piace molto perché, cioè, di solito non si interviene durante le riprese su una cosa del genere, perché la colonna sonora viene fatta dopo. Sì. Invece è palesemente un omaggio a Desplat, secondo me. E tu devi scappare? Ci sono altri film di cui devi parlare? Io tra 10 minuti devo andare. Ah, ok, con calma. Bea? A me è piaciuto. Ok. No, temevo fosse un western, fatto da chi in realtà secondo me non sarebbe stato in grado di fare un western, quindi in realtà le mie aspettative erano piuttosto basse, invece mi ha convinto, forse perché amo molto John C. Reilly e in questo film è fenomenale e ha questo personaggio che ha sempre un aspetto positivo, questa, anche nelle cose dopo scene di violenza, comunque mantiene un legame anche romantico con una vita che sembra quasi destinato a non avere, c'è questa malinconia sua che lui è meraviglioso nell'interpretare. Joaquin Phoenix fa sempre il personaggio sopra le righe, gli riesce bene, non gli si può dire niente. Insopportabile anche. Mi dispiace invece che ci sia poco Riz Ahmed, che a me piace molto, invece secondo me è stato sottousato, avrei voluto più scene con lui perché è sempre... In tutto quello che ha fatto fino a questo momento mi ha sempre convinto, quindi forse magari usarlo un po' di più sarebbe stato utile anche per l'equilibrio della storia, perché alla fine sì, è vero, sono i fratelli, però comunque c'è tutta questa parte sugli altri due personaggi che non si integra poi alla fine tanto bene. Però insieme a me è piaciuto, a livello visivo mi ha convinto, è un mix di tanti generi, però funziona. A me il film è piaciuto, ripensandoci, perché durante la visione del film effettivamente ti dice, ok, il film si chiama The Sisters Brothers, però ci sono questi altri due personaggi, uno dei quali è un leader carismatico, e te ne rendi conto man mano, cioè all'inizio dici questo è un cretino totale, no. Poi man mano ti rendi conto che è un leader carismatico, sì, che ma veramente, cioè che vuole creare una sorta di utopia e quant'altro, sì, e riesce a essere magnetico nel suo sembrare un cretino, però a mio avviso riesce a essere talmente magnetico da provocare una sorta di cambiamento in generale, anche in chiunque, sì, lo incontri, non è uno spoiler, cioè, mi piaceva dirlo io a te. Nei film ci sono i cambiamenti, se no sarebbero film completamente, cioè il percorso dei vari personaggi, e devo dire che esaurisce secondo me l'utilità di questi due personaggi e ti fa capire perché il film si chiama Sister Brothers, perché in realtà poi i protagonisti sono questi due. E appunto lo scopo di questo personaggio è provocare un cambiamento in qualsiasi modo, così non spoilero troppo. Detto questo, a me il film è piaciuto, ha una fotografia fra l'altro che è veramente veramente bella, e sembra banale che ogni tot io dico fotografia bellissima, a me affascina molto la fotografia, anche come vengono girate certe cose, e il film si apre al buio. Non spoilerò nulla perché veramente l'inizio si apre al buio con una sequenza incredibile di
di spari al buio totale, ed è la seconda volta che in questo festival, al concorso, vediamo qualcosa di girato tendenzialmente, perché credo che questo film sia tutto girato tendenzialmente con almeno un tentativo di ricostruire la luce naturale, perché poi magari non è così in questo film. L'altro film è La Favorita, in cui è tutto girato assolutamente a luce naturale, sì. Si vede, però è un bel, ci riflettevo, dicevo comunque i western del passato ovviamente inevitabilmente non utilizzavano luce naturale costantemente, soprattutto nelle scene di interni. Adesso anche con una certa tecnologia ci si può permettere di fare questa cosa, e ti aiuta a calarti di più in certi contesti, secondo me. Fra, l'inizio del mio intervento è per dirti che stasera non sei sintetico, stai spoilerando della Madonna, e mi pare che anche hai anche rotto violato anche due o tre embarghi. Quindi mi sei pessimo. Dimettiti. Sono felice che sia tornato l'ordine per me, perché non sono assolutamente d'accordo con Niola, e questo per me è molto importante per la mia identità. Così mi è piaciuto quasi da morire, è un film fantastico, perché è Pulp Fiction del 1850, chiacchiere e anche gangster più che cowboy, e anche cambiamenti incredibili e rivoluzioni. C'è anche del bromance. E tu continui poi. Finalmente c'è del bromance. Ed è la storia, Odiar stava a due passi dal capolavoro, io stavo scrivendo, è il migliore, fino a che non manda abbastanza tutto in vacca negli ultimi 20 minuti, perché è la storia di uomini che non devono più essere uomini, da lì il titolo molto divertente di Fratelli che sono sorelle, perché è tutta una satira un po' bruxiana, un po' Seth MacFarlane, sui cliché virili del West, con questo meraviglioso Riz Ahmed che non è mai, appare immediatamente splendido fin dall'inizio, che ha un'idea marxista, ha un'idea di libertà sessuale, ha un'idea di psicanalisi, psicanalizza John C. Reilly in una scena e fa capire l'importanza della psicanalisi, che è semplicemente parlarsi, che è semplicemente, lui lo fa non facendo stendere sul divano, ma parlando con questo cowboy che non è abituato, perché gli entrano i ragni nella notte in bocca, perché dorme con la mano sulla pistola, perché so, e quindi è tutto un film geniale sull'utopia, e io mi ero innamorato di queste due coppie, che alla Pulp Fiction i nemici poi, come Marcellus Wallace e Butch, possono diventare amici se la vita rocambolescamente ci mette in una situazione estrema. Queste due coppie che si rincorrono e sono anche nemiche, a un certo punto diventano un quartetto verso l'Arcadia, verso l'utopia, verso la libertà sessuale. Ci sono due che sono diventati anche gay, ed è una cosa, e nel West non si poteva fare perché non puoi essere frocio, ed è una cosa meravigliosa. Io dicevo, un Odiar così, che è un grande regista del noir, è la prima commedia di Jacques Odiar, ho riso come un matto. Joaquin Phoenix è sublime nel ruolo di questo traumatizzato sexy molto intelligente, laddove suo fratello è un bambacione più buono ma più scemo. È una cosa stupenda, non posso dirlo perché non sono come Bernie, se no spoilerò, negli ultimi 20 minuti, ma mi piacerebbe farlo, farò un saggio, se mai uscirà, spero di sì, perché c'è proprio un grosso problema da 20 minuti alla fine proprio, perché io quei quattro stavano fondavano un nuovo mondo, un nuovo mondo fatto di personaggi western che erano cambiati e che si chiamavano i denti, tra l'altro. Ci sono tutte queste ironie, ma ripeto, Mel Brooks è Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, c'è il cowboy che scopre il dentifricio, il cowboy che scopre lo sciacquone, e quindi ricordiamo il maestro, quel finale metacinematografico di Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, che è uno dei film più belli della storia del cinema, dove il cowboy e il ballerino gay in quel teatro di posa hollywoodiano fanno nuotano insieme e si baciano e si amano, quando Mel Brooks fonde il musical MGM con il western nel finale storico di Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco. Tu devi stupendo sapere, tempo per un ultimo però vedo anche io tre minuti ce la faccio, devo parlare solo di Charlie Sands. Ok, no, che è in concorso, aspetta, in forse allora facciamo così. C'è qualcuno di Minervini? Ah, giusto, Minervini, si può parlare di Minervini. Sì, certo. Io Minervini 20 secondi ci metto. Ok, vai. Proprio. Allora, Minervini, secondo film italiano in concorso. Se non conoscete Roberto Minervini, è presto detto, è il più grande regista italiano in attività, semplicemente. Solamente che è molto poco noto. Io me ne vado. Okay. Solamente che è molto poco noto, perché non fa film commerciale, fa dei documentari, è anche molto, diciamo,
d'autore, autoriali, roba da festival. Finora ha partecipato più che altro al Festival di Cannes, è un colpaccio che questa volta stia a Venezia. Barbera ha fatto molto bene a metterlo in concorso, questo lo dico apposta perché so che Francesco non è d'accordo con il fatto che stia in concorso, però secondo me invece è stato un colpaccio metterlo in concorso. Purtroppo questo non è un film che può mettere in concorso, questo non è il miglior film di Minervini, assolutamente, però è un film molto forte. Cosa, perché Minervini è così incredibile? Cosa che lo rende il miglior regista italiano in attività? Perché ha completamente rivoluzionato il suo genere. Probabilmente sapete che il documentario negli ultimi 15 anni, per stare stretti, è cambiato completamente, è diventato tutta un'altra cosa, non ha più niente a che vedere con quello che era prima, si è fuso sempre di più con gli stilemi, il linguaggio del cinema di finzione, cambiando anche il cinema di finzione che adesso racconta solo storie vere. E Minervini è il, come dire, sulla frontiera di tutto questo, perché è una persona che va, documenta, cioè gira roba senza averla scritta, gira quello che accade e poi non solo bello, li gira fotografandolo come se fosse un film di finzione, ma poi montandolo crea una storia, una cosa incredibile a suo modo. Questa volta non gli riesce il gioco, tra l'altro gli abbiamo fatto un'intervista stupenda che tra poco pubblicheremo, in cui spiega alcune cose di come ha realizzato alcune scene, veramente l'ultimo cineasta avventuriero dopo Werner Herzog. E, però ci sono, voglio chiudere in fretta, ci sono comunque dei personaggi pazzeschi. Lui segue afroamericani a New Orleans dopo un terribile omicidio che è finito con una testa mozzata in mezzo alla strada, per cui ci sono attivisti incazzati, famiglie disperate perché c'è il mio figlio, gira tra le teste, ma che cos'è? Ci sono le nuove Pantere Nere che sono pacifiste da morire, anche se hanno scelto questo nome che è terribile, loro sono molto pacifisti, e c'è una donna pazzesca, sono tutte donne poi alla fine quelle le protagoniste di questi quattro gruppi, e ce n'è una che è incredibile, è una che si batte per tenere tutto a posto nel quartiere, ma si batte come un leone, e tu capisci che dietro ha un universo pazzesco. E a un certo punto, non scritto, accade una cosa pazzesca, lei arriverà a dire una roba inqualificabile, cioè a dire a una ex tossica: vai, fatti, fuma crack, distruggiti, fuma anche per me, basta che non soffri, che ti fa capire, una roba allucinante, ma ti fa capire che dietro lei deve avere una storia pazzesca, e lui li coglie in questi momenti in cui sembrano essere dei personaggi scritti, sembrano, lui trova nelle persone, guardandole nelle persone trova il cinema, è una cosa incredibile. Se io potessi vedere e leggere la mia vita e guardarla come lui guarda la realtà, sono sicuro che ci capirei di più di quello che mi circonda, sarebbe straordinario. Direi che puoi andare, sì. Così non ti distrugge psicologicamente, no, perché sì, con questo finale che hai messo potrei essere un crollo. No, adesso scappo convinto che Francesco è d'accordo con me. Esatto. Vai, vai. No, adesso rimani, guarda. Dunque, basta. Tu l'hai visto Minervini? No. Anche io, quindi Francesco, immagino che... No, sono ancora sconvolto da quello che hai detto. Ho sentito. Sono ancora sconvolto da quello che... Non posso incorrere. No, questa volta non finiamo più. Il più grande regista italiano in attività. Vabbè. Allora, Laura, poi non sono d'accordo. Non mi è piaciuto per niente. Perché... ha un titolo apocalittico che prende da un vecchio gospel, cosa farai quando il mondo prenderà fuoco, ed è un film che non racconta il fuoco, cioè non racconta le fiamme, non racconta questo mondo che sta prendendo fuoco, non racconta soprattutto chi è il piromane, cioè il bianco, perché Gabriele, appunto, di qua, di là, persone che parlano del loro privato, anche con momenti molto tosti sul loro privato, è un film che dovrebbe affrontare un nuovo momento pesantissimo per la comunità afroamericana di New Orleans in un momento trampiano dopo gli 8 anni di Obama, e non c'è niente di tutto questo, c'è un bianco e nero estetizzante che ho trovato, vabbè, non uso il termine immorale, ma quasi a quei limiti, perché è un'estetizzazione del dolore, una morbosità che trovo piuttosto in chiave cinematografica ripugnante come scelta, e non c'è nessun tipo di analisi e nessun tipo di proposta di ciò che è accaduto. È morta una persona, non sappiamo nulla di questa persona, non sappiamo perché. Ci sono questi arruolamenti nuovi nelle Black Panther, che era il centro del film, poteva essere un altro documentario, cioè come le Black Panther, che è un movimento storico di fine anni 60 negli Stati Uniti d'America, anche molto controverso, come le nuove generazioni possono incontrare una tradizione antica come quella delle Black Panther, quello era un altro documentario, ma
è solamente, tieni, questo è il mio biglietto da visita, ho due o tre slogan per strada, sempre di 4-5 persone, non c'è mai massa. Peterlo di Mike Lee è un film sulla protesta, Peterlo di Mike Lee è un film sulla repressione, e fino ad arrivare a questo finale in cui per la prima volta vediamo dei bianchi, il controcampo bianco non c'è mai, e quindi tu non senti mai qual è il pericolo, da dove viene il pericolo, non lo percepisci nelle parole di questi signori, non lo percepisci nelle immagini che sono moscissime, e in tutto questo tu mi metti un titolo furbetto, così apocalittico, per non poi darmi niente. Io lo trovo il grado zero del cinema, il grado zero, il documentario è cinema, questo è un documentario completamente nullo. Alessio Cremonini fa un film su Cucchi, dove poteva farsi veramente male, su un tema molto scottante e molto meno generico del i bianchi ce l'hanno con i neri in America, perché appunto è una cosa vaghissima e infatti queste persone non parlano di questo problema. Cremonini ci fa quel po' di film e tu non lo metti in concorso, e metti in concorso questo film qui? Sì, io non sono d'accordo. Direi che contrapposizione totale tra te e Gabriele, che fa capire, visto che entrambi vi siete spiegati, e che mi fa capire come un film, qual pezzo di Venezia, ma non solo, possa essere apprezzato o completamente non apprezzato, e la cosa possa essere motivata. Questo per dire che ogni tanto mi viene detto, però c'è un recensore motiva di più, un recensore motiva di meno, oppure non si capisce, e in realtà se si ascolta bene quando parlate voi recensori del nostro sito, si capisce assolutamente che cosa pensate e che cosa veramente volete dire. E non è detto, anche il diritto di dire che non sono, io su questo ho una polemica, nel senso che il punto non è se un film è piaciuto o meno, perché ci può essere, anche se un film poi non piace, può esserci chi apprezza questo film e lo motiva, e quello che dico sempre anche ai nostri lettori e non solo, la recensione ti può stimolare ad andare a vedere un film a prescindere, anche se poi il film non ti piace o ti piace e viceversa, quindi anche una recensione negativa può stimolarti a dire ok, ma questo film lo andrò a vedere, e magari non sono d'accordo, e può nascere un dialogo, un dibattito. E il festival, a quello che piace a me tantissimo del festival di Venezia, come di altri festival, è che poi i film si vedono e se ne discute a prescindere. Poi magari a me questo film non piacerà assolutamente. Non ci mancherebbe una cosa, ragazzi, è bello parlare di cinema, è bello litigare, è bello, esatto. È bello Minervini, è brutto Minervini, è bello e brutto insieme, qualsiasi cosa, cioè... Se vince le sparo. No, non dico che... Non, però non volevo fare un discorso relativista, Anzi, io ammiro moltissimo il fatto che uno poi sia assolutamente fermo sulla propria idea. Cioè, non dico che nel dibattito poi bisogna arrivare alla sintesi, dire ok, allora siamo tutti d'accordo o in disaccordo. Assolutamente no, cioè, ci si scanna. C'è senso. In vari epoche, ritorna in tematiche molto dark dopo American Psycho. Ovviamente la storia di Charles Manson, però presa da una prospettiva molto femminile, perché ci sono queste tre che facevano parte del suo culto barra setta barra gruppo, loro si avvicinano, si segue proprio il mondo in cui vengono inglobate nelle idee, si avvicinano proprio alle idee di Manson attraverso lo sguardo di Anna Murray, che poi è la Gilly di Game of Thrones. E si seguono tra flashback e presente, perché sì, la storia prende e inizia quando appunto vengono incontrate in prigione dopo che la loro condanna a morte è stata tramutata in ergastolo, e quindi possono incontrare un'educatrice barra insegnante che si prende a cuore il loro caso, perché vivono in un isolamento che poi rimangono praticamente loro tre in queste celle in cui sono divise, però sono sempre insieme. Questo si autoalimenta le loro idee, in cui cercano di autoconvincersi che quello che hanno fatto aveva un senso e soprattutto era per uno scopo più grande di come gli aveva insegnato. E c'è un Matt Smith che fa Charles Manson completamente trasformato, con i capelli lunghi, la barba quasi riconoscibile, canta, è molto, un ruolo molto fisico. Dopo The Crown convince di nuovo, con un ruolo completamente diverso. Il film funziona molto bene per il 90%, nel senso che anche se sono tra le protagoniste, noi le seguiamo appunto attraverso il personaggio di Lulu, si viene a chiamare la chiama Charles, e dopo ovviamente si scoprirà anche il suo vero nome. Quindi si segue proprio dall'entrata in cui entra in questo ranch e si avvicina
a questa realtà completamente libera, tutti sesso libero, droga, musica, tutti insieme, questa utopia un po' folle, un po' tutto, e si serve proprio tutto il percorso che poi porta ovviamente al famoso omicidio di Sharon Tate, e quello è il problema, nel senso che i due omicidi che sono al centro della loro condanna tolgono molta dell'attenzione, nel senso che non sono realizzati particolarmente bene. Erano uno di quei casi in cui se non si mostrava era meglio, nel senso che sì, si vede anche la scena in cui avviene il fatto, che non è uno spoiler perché lo sappiamo, appunto, e non è, in quel caso non regge per niente la tensione emotiva. Se fosse rimasto concentrato su tutto il loro percorso, che porta anche alla consapevolezza che portano, che arrivano ad avere alla fine del film, perché comunque tra di loro, con il confronto col mondo esterno, ci sono delle interazioni anche con il personale del carcere, funziona benissimo. Le tre protagoniste, che poi sono tutti conosciutissimi da chi ama le serie TV, perché vengono da Game of Thrones, perché vengono da 13, quindi reggono bene, hanno un'intensità giusta. Lei ha questo sguardo un po' innocente, un po' fuori dal mondo, che guarda questo mondo e si rende conto fin dall'inizio che c'è qualcosa che non va, però si lascia trasportare per un bisogno suo interiore, funziona benissimo, e poi verso gli ultimi 5 minuti purtroppo perde un po' di intensità. Però la regia è molto attenta, questo sì, nel senso si concentra benissimo sui personaggi, dà un buon equilibrio tra le varie dimensioni temporali, le interpreti e Matt Smith sono veramente brave, e quindi sì, ha un film che convince, è in concorso a Orizzonti e potrebbe vincere qualcosa senza alcun dubbio, molto applaudito, molta gente, forse perché anche Matt Smith ha attirato moltissimi dei fan della serie TV con Doctor Who e The Crown, però merita molto, non sarebbe nemmeno stato fuori posto in concorso nella sezione normale, secondo me un bel film che regge soprattutto a livello umano. A fine festival faremo una discussione su questa cosa di Orizzonti che contiene film da concorso, perché una pre-riflessione che abbiamo fatto prima del festival è stata: ok, quest'anno ci sono cose interessantissime nel concorso, fuori concorso, in Orizzonti, altrove, Cinema del Giardino, forse perché c'è tanto buon prodotto quest'anno, però siamo neanche al giro di boa, siamo al giro di boa? Sì, praticamente. Più praticamente, sì. Quindi aspettiamo di vedere la sua settimana. Domani c'è Accusada, che è un film che io aspetto tantissimo, sì. Però è domani sera, quindi ne parleremo dopo domani. E c'è domattina c'è At Eternity's Gate, che attendiamo tantissimo, il film su Van Gogh. Fuori concorso c'è Dragged Across Concrete di Chris Zahler. E che altro c'è di concorso? Sono solo due film di concorso di domani. Ah no, no, Vox Lux. Ah, c'è anche Vox Lux. No, il 4. No, scusate, sto parlando martedì. Vabbè, sto già. È molto confuso in questo. Allora, domattina c'è At Eternity's Gate che fa parte del concorso. Fuori concorso c'è il film di Chris Zahler. E domani sera Accusada. Quindi ho detto tutto giusto tranne quello. No, in realtà forse c'è anche una pre... Infatti, ciao Bad Taste, a domani. Parleremo anche della profezia di Armadillo domani. Ciao.